Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Oggi vi porto una teoria che, a differenza delle altre che vi espongo di solito, è diciamo un pochino avventata. Ecco, vedetela un po' come un mio desiderio per i prossimi giochi Pokémon, ossia Pokémon Sole e Luna. Difatti a me piacerebbe davvero tanto che la regione di Alola, quella di Pokémon Sole e Pokémon Luna appunto, fosse un po' come una nuova Johto, ossia una regione strettamente collegata a Kalos e dalla quale si possa visitare la stessa Kalos. Girando sul web ho notato tra l'altro che non sono l'unico che desidera qualcosa del genere e ho anche trovato dei fattori che potrebbero portare a pensare a Pokémon Sole e Luna come i nuovi Oro e Argento. Iniziamo dal fatto che la sesta generazione è una generazione maledettamente incompleta. A partire dalla regione stessa, infatti l'unica città visitabile di Kalos del Sud è Baticopoli, il che sembra strano dato che fonti all'interno del gioco ci informano che è una regione comunque popolata, non è di certo un deserto. Che sia quindi possibile visitarla nei prossimi titoli? Inoltre, anche nel resto della regione si hanno zone misteriose come la centrale elettrica di Kalos e fattori rimasti nell'ombra come i messaggi nascosti presenti nella stazione di Luminopoli, la ragazzina fantasma, Upa Volcanion. E infine diciamo che anche la situazione delle nuove forme di Zygarde è stata lasciata un po' in sospeso, quindi sarebbe un po' da mettere a posto, ecco. Tutto ciò potrebbe venire alla luce appunto in Pokémon Sole e Luna, in un possibile dopolega a Kalos, proprio come successe in Pokémon Oro e Argento, nel quale andavamo a visitare la regione di Kanto. Del resto, Volcanion alle Hawaii si troverebbe molto bene data la sua combinazione di tipi, non trovate? Pokémon X e Y inoltre presentano moltissimi riferimenti legati allo spazio e più in particolare al Sole e alla Luna. È presente ad esempio un NPC che parla di orologi solari e lunari nei pressi della meridiana di Fluxopoli, che in inglese si chiama guarda caso Sundale, ennesimo piccolo riferimento, oltre alla già citata in un video precedente palestra spaziale, diciamo, ecco se mi concedete questo termine, la palestra appunto di Fluxopoli che è ispirata palesemente all'universo. Infine, la sesta generazione possiede numerosi indizi e eventi che riconducono alla prima generazione, come la possibilità di scegliere tra i tre starter di Kanto, oppure ancora la possibilità di catturare Mewtwo in una caverna, un po' come succedeva in Pokémon Rosso e Pokémon Blu con la Grotta Celeste, e la presenza dei tre uccelli leggendari, Zapdos, Moltres e Articuno. Ma le coincidenze non sono di certo finite qui. Infatti, pensandoci bene, il Sole e la Luna sono stati sempre accostati in astrologia ed alchimia all'oro e all'argento, e i giochi Pokémon di seconda generazione sono stati casualmente i primissimi titoli che introdussero il giorno e la notte, ed il collegamento con il Sole e la Luna qua sembra veramente molto netto. Ah, vi ricordate il teaser di Pokémon Sun e Moon uscito qualche mese fa, che adesso non se lo caga più nessuno perché è uscito il trailer ufficiale? Bene, in esso si vedevano delle fontane a forma di orsi. Beh, a Kalos è presente una fontana molto molto simile nei pressi di Novartopoli. Concludo questo video con una piccola chicca finale. Infatti, la sigla Pokémon, ok, per la precisione la terza sigla dell'anime giapponese relativa alle avventure di Johto, recita chiaramente Golden Sun and Silver Moon. Ascoltate un attimo. Bene signori, anche questo video riguardante Pokémon Sole e Pokémon Luna è finito qua. Sì, lo so che è una teoria abbastanza avventata, ma più che altro è una cosa mia personale che vorrei, cioè vorrei veramente una cosa come Pokémon Oro e Argento, quindi diciamo, ecco, vedetelo quasi come un mio desiderio personale. Se avete trovato altre congruenze tra vari titoli, scrivetemelo in un commento, e se il video vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un like e iscrivervi al canale. Passate dai social che troverete in descrizione e detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!